E bentornati sul mio canale. Io sto sbagliando strada. Sono Pinolo1 e questo è Ghost Recon Wildlands. Penso che questa qua sia, ragazzi, sparate. Penso che questa qua sia la parte numero 22. Cioè, sparate! Allora, avevamo. Sto registrando di seguito alla scorsa parte. Abbiamo. Ci siamo. Una volta nella fabbrica distruggiamo i sistemi di controllo e le scorte di cocaina. Esatto. Poi tagliamo la corda. Entriamo. Un secondo. Entriamo. Granata, granata! Allora, secondo me, vi dico, secondo me. Aspetta un attimo, voilà. Ok. Qui dentro cosa c'è? Cos'è che devo Ok, ci siamo. disintegrare? Prima la sala di controllo. Ok. Prima la sala di controllo. Lo so, ragazzi, che non ho avuto il tempo di fare l'intro, che ero già nell'azione, però vabbè. Ok, cos'è sta roba? Vediamo. I controlli sono andati. La fabbrica sarà ferma per mesi. E adesso? Ispezioniamo i magazzini, distruggiamo tutte le scorte di cocaina e poi ce la filiamo. Ricevuto. Perfetto. Gli stronzi vengono da questa parte. Qual è il piano? Il piano è ucciderli prima che uccidano noi, come sempre. E basta! Allora, devo trovarmi una copertura. Ci sto provando. Allora, intanto abbattiamo quell'elicottero lì che mi dà proprio fastidio. Teoricamente dovrei farcela con un caricatore, però non sono sicuro. La cosa migliore sarebbe snobbarlo e andare direttamente a fare quello che dobbiamo fare, però. Un attimo. Vai calmo. Vabbè, ok, però. Vado da una parte per non farmi sparare, mi sparano lo stesso. È lì? È lì? Vieni Elicottero su. a terra. Brutto barbone. Oddio. Salve. Ma basta, mi da. Le mani di Nomad sparano. A terra, elicottero. Oh, non si disintegra, eh. Guardate, ce la faccio! No! Cioè, per un pelo mi bastava fare un altro passo e non mi avrebbero preso. Vabbè. Tanto non cambia niente. La missione finisce lo stesso. Grazie, c'è una scorta, Ah, perché c'è la distruggiamola. gente anche dentro, ecco perché. Altrimenti. Granata! Uno. Elicottero a terra! Siamo disperati! La fabbrica sta male con solo! Vamo se si chiede se manda! Due. Granata! No! Sono deficiente. Vabbè, comunque laggiù dovrebbe andare. A terra, elicottero! Non penso che serva sparare, però. Boh, giusto nel caso. Piazzo una mira, un secondo. Scorta distrutta, andiamo. Ok. Mi Elicottero, sono dovuto a terra! inventare qualcosa, ce l'abbiamo fatta. Allora. Oddio, granata. Sembra tutto calmo, pensano che abbiamo levato le tende. Sembra tutto calmo. Ragazzi, secondo me abbiamo trovato qualcuno che faceva uso della cocaina in quei magazzini. Ma quanto sarebbe bello rivoltargli contro Elicottero, la loro giù, giù. stessa antiaerea. Guardate. Ho qualcos'altro piuttosto che l'antiaerea. Quello non volerà più. Tanto presto, almeno. Ok, andiamo. Oddio. Cazzo, cecchino!
Chi altro c'era desideroso di vedere l'aldilà? Oh Cristo. Piazzo una mina, un secondo. Ok, una mina e piazziamo anche un'altra qui. Piazzo una mina, un secondo. Dovrebbe prendere anche quella scorta là in teoria. Un momento. Yeah. Ma dai, ti ho sparato un colpo, reazioni zero. Cioè gli è arrivato un colpo calibro 5,7. 5,7 e 5,7. Gli è arrivato un colpo calibro 5,7 nel petto, ancora lì. Perché cazzo, la Madonna. Vedo una scorta. Cioè, non nel senso che doveva essere morto, perché questa pistola non fa tutti sti danni. Nel senso che almeno dovevi smettere di spararmi, occupati della ferita, no? Dov'è sta mina? Ah, è entrata lì dentro, perfetto. Qui forse, ecco. Vabbè. No, ho sbagliato. Ah! Dai! Allora, granata. Sono mongolo. Aspettate, va là. Un momento. Boom! Ma dai, lo volevo vedere esplodere! Ragazzi, sono due episodi che sono su questa regione. Abbiamo fatto due missioni principali. Ragazzi, il problema è che qui... Il problema di qua è che sono troppo sparse le missioni. È un'area troppo grande per tutta quella roba lì. Muoviti a cambiare arma, idiota. Ok, dov'è che dobbiamo andare adesso? Ah, abbiamo quella missione lì. Il cartello ha un laboratorio per la pasta di coca in un impianto di lavorazione del pesce Okoro. Trovatelo e distruggetelo. Mer. Aspettate. Ok, abbiamo ci siamo. Rovinato una montagna di polvere, qualcuno sarà molto incazzato. Un secondo. Perché un secondo? Riprendi a parlare. Mi interessava. Merda, abbiamo rovinato una montagna di polvere. Qualcuno sarà molto incazzato. E l'emissario si sentirà con le spalle al muro. Dovrà uscire allo scoperto. A quel punto sarà nostro. Non è così facile. Ce ne vuol di più per farlo uscire. E intanto noi facciamo quello che sappiamo fare meglio. Sono un sacco di luce interruttori qua su. Dai, dai! Ok. Rinforzi in arrivo, ah vabbè. Distruggi tutti i forni e i miscelatori. Ah sì ragazzi, qua era un parto perché praticamente non riuscivo a capire come si distruggevano. Aspettate, perché... Qui vicino, sbaglio, c'era anche un'arma. Sì, era qui. Intanto noi la marchiamo così vediamo l'icona e non me la dimentico. Anzi, ci andiamo subito. Questa tenuta qui sa molto di boss, però vabbè. Distruggi tutti i forni e i miscelatori. Ah, vabbè. Vedete, da questo gioco si impara anche come fare la cocaina. A cosa serve la scuola? Se spacci guadagni di più di un laureato. Ragazzi, non c'è bisogno di dire che tutte le volte che dico così scherzo, eh. Cioè, spacciare è un pelino illegale, quindi non penso che vi convenga. Dove andiamo? Oddio, no. Giù, ti stai facendo scoprire. Sì, con calma. Così ti vedranno, fermati. Abbiamo sollevato un vespaio. Vabbè. Tanto non avevo proprio, non è che ho perso l'iniziativa per fare le robe. Le cose stealth non ce l'avevo proprio. Ero già pronto al casino. Cazzo,
Quindi non poteva finire diversamente, ragazzi. Granata al riparo. Oddio. Granata. No! C'era un allarme. Vabbè. Amen. Cos'è che troviamo qui? Proprio quello che desideravo. SR-635. Fammelo vedere che magari lo usiamo. Trovato. 6,35 potrebbe essere il calibro. Aspettate, fatemi leggere la descrizione. Fucile d'assalto grande come un mitra. Però me lo classifica come mitra. Ah, va bene. Calcio piegato non lo uso. Incroti 1. Grilletto va benissimo. Questo lo dobbiamo trovare. Non ce l'ho. Canna standard. Bocca direi silenziatore, perché a questo punto... Beh, è carino, dai. Ci sta, secondo me. Vediamo come si comporta in combattimento. Adesso, se si sbugga, perché deve ricaricarmi tutte le armi. Muoviti! Scusi! Ok, l'ha caricato. Madonna, ce ne vuole un po' di proiettili per ucciderne uno, eh? Sì, c'entra con l'M4 perché la leva di carico è la stessa. Oddio, no, no! No, aspetta, aspetta, aspetta! No! Dai, sono passato un pelino oltre di un niente! Se rimanevo dietro il container non crepavo, ma vabbè, è uguale. Grazie, ti avviciniamo al bersaglio, prepariamoci. Dobbiamo entrare e distruggere i tini per le miscele e i forni. Vabbè, ci siamo. Il posto rimarrà chiuso per mesi. Aspettate che c'è... Se ci sono questi, direi di usarli. Giù, a terra, elicottero. Uno andato. Altro che potrebbe... Ne vedo uno con i mitra. Altra roba che potrebbe interessare a uno che vuol far saltare tutto... Questo qua non... Se si può spostare. Ma non credo. No, infatti. Però... No, troppi civili vicini. Carino però. Nemico nel laboratorio. Ok. No! Dove sparate? Ragazzi... Si chiama riflesso incondizionato. Ma quello tipo... No, figata, bellissimo. Vabbè, mina. Mina, vai via, vai via. No, ma... Idiota. Granata, via, via, via. Ok, uno in meno. Mettiamo una mina là in mezzo, dovrebbe farli saltare entrambi. Qui. Piazzo una mina, un secondo. Dai, levatevi! Civili del cavolo, sempre in mezzo quando devo far saltare la roba. Sei tu distrutto. Oh. E l'emissario dovrà tirare fuori la testa dalla sabbia o non avrà più un'operazione da dirigere. Sì, il piano è quello. Nomad, qui Pak Katari. Aspettate. Scusate. Qui Pak Katari, sì, i dati. Il fatto a Okoro hanno innervosito l'emissario. È terrorizzato di quello che penserebbe Liaio scoprendo quanta capacità produttiva è andata persa. Direi che non c'è male. Per colmare la differenza, l'emissario ha ordinato ai suoi uomini di occupare un ospedale a Okoro e di trasformarlo in un laboratorio per la produzione. No, esatto. Dobbiamo impedire al cartello di impossessarsi dell'ospedale. È vitale per la gente di Okoro e per la mia. Ho mandato degli uomini a difendere l'edificio, ma non basta. Non dureranno a lungo senza aiuto. Capito. Di ai tuoi che stiamo arrivando. Perfetto, ragazzi. Aiutiamo Pak. Dov'è che dobbiamo andare? E l'emissario sta attaccando un ospedale locale. E Pak Katari ha bisogno di aiuto per difenderlo. Decidete voi. Ma aiutare Katari ora ci tornerà utile più avanti. Sì, lo aiutiamo. Però, madonna, devo...
Ah, non posso perché sto combattendo. Vabbè, allora eliminiamoli e poi dopo faccio il teletrasporto perché riattraversare di nuovo tutta sta regione, no. Soprattutto perché non ho un elicottero. Vabbè. Vedo un altro bersaglio. Okay, siamo solo ricercati adesso, me lo fai fare? Non siamo in battaglia. No, sto ancora combattendo, secondo lui. Proviamo a uccidere quello che c'è di qua, vediamo come cambia la situazione. Perché non ne sono rimasti molti, eh. Ce n'è uno qui. Vabbè, non dirmi che è fuori. Vedo un secondo bersaglio. Ok, sarà qua dentro? Sopra? Non ne ho idea. Sopra non mi sembra. Cioè dai, è qui. Dai, fatti vedere. Ovunque tu Sarebbero da questa sia. parte. Qua Drone in su? volo. No, cos'è? Qua sul tetto? Ah no. Veniva dal laboratorio. Perfetto, finiti. Ora ce la facciamo. Benissimo. Sto combattendo. Non ho un indicatore attivo. Sto combattendo. Dobbiamo dargli il tempo di capire che non sto combattendo. O no, sto ancora combattendo. Ovviamente. L'emissario sta attaccando un No, no, non ospedale cambia locale niente se e faccio Pak così. Katari ha bisogno di aiuto per Devo proprio difendervi. eliminarli Decidete tutti e voi. andare via dalla Può aiutare zona. Katari ora. Sono in Ci allerta. tornerà utile Sono più in avanti. allerta, quindi devo proprio eliminarli tutti. Dai, brutti barboni. Fatemi fuori da soli in alternativa. Ok, non ha aiutato. Oh, ora che ho finito la zona, posso, Libero. per favore? Oh, grazie, finalmente. Ah, questo Ghost Recon è bello, ma è impegnativo. Oh, Gesù. Va bene. Faccio uscire questi video martedì. Quindi domani. Sto registrando di lunedì. E ieri, rispetto a questi video, vedrete. Ieri avrete visto la qualifica, eh sì, la qualifica, allora, fatemi pensare perché è un po' un casino. Allora, ieri, dico ieri perché avrete visto questo video martedì, avrete la qualifica del GP di Spagna di Formula 1 2019, che la faccio uscire Andiamo. oggi, che è lunedì. Oh Cristo. Ho sbagliato strada? Certo. Che stile. Oddio. Ah. Signor camion. Andiamo, dai. Vadi via lei. La strada è la mia. Che La cazzo? strada, no, ma ho detto la strada, non la collina. Oh. No, scusi, vabbè. Parla con il dottore ribelle. Ci avviciniamo all'ospedale. E l'emissario non ha ancora fatto la sua mossa, pare. Diciamo al capo dei ribelli che siamo qui. Ah, Sono allora bloccato. finisce in un gran casino, se... Mi conviene cambiare e mettere un fucile d'assalto. Katari Compass, giusto in tempo. Gli uomini di L'emissario sono in arrivo. Come va qui? Abbiamo portato via i dottori e i pazienti.
più qualche camion di medicine e vaccini. Così, anche se l'ospedale andrà perduto, avremo qualcosa per aiutare i malati e i feriti. E comunque, ci è nata mia figlia in questo ospedale. Quindi eccomi qui, cazzo, a difenderlo dal cartello che vuole trasformarlo in un laboratorio per la cocaina. Non c'è nulla di sacro per loro. Nulla tranne la morte, per questo siamo qui. Gli uomini di El Emissario potrebbero attaccare da un momento all'altro. Posizioniamoci prima che inizino a sparare. Allora, o troviamo un'arma fissa o mi serve un lanciagranate. Spererei in un'arma fissa. Non c'è nessun'arma fissa, almeno non l'ho vista, quindi mi prendo... Vai, questo qui che non lo, che non lo usiamo dall'era dei tempi. Penso di averlo usato solo nel... Va benissimo. Penso di aver usato sto fucile solo nell'operazione Oracle. Ma perché mi dai... L'ho usato solo nell'operazione Oracle, secondo me, questo fucile qua, eh. Dai, facciamolo tornare per chi non ha visto l'operazione Oracle. E se non l'avete vista, andatevela a vedere. Altrimenti, come avevo detto in un precedente video con l'operazione Silent Spade, ma vaffanculo, era qui la torretta. La Casoni vi troverà. Aspettate, usiamo un'arma fissa che... Libero da questa parte. Ha molto più stile. Vabbè che da lì non li vedo arrivare, però... Dipende se arrivano da questa parte di strada o da quella a sinistra. No, sono già scesi. Occhio a non facciare i ribelli. Oddio, arrivano da tutte e due le parti adesso. Con calma, perché arrivano da tutte le parti, eh. Spero che l'unidad non si metta in mezzo, perché farebbe un casino ancora più di quanto lo è adesso. No, l'unidad vuole mettersi in mezzo. Peggio per loro. Pattuglia unidad in allerta. Oh, ve la siete cercata, idioti. Dai, è difficile colpirlo. Doveva essere un soldato d'elite, nomad. Porca vacca. Incapace. Cioè, io non ho parole. Se il mirino è là, la granata potrà andare qui. Madonna, peggio dei terroristi islamici, mi sono fatto esplodere. Sei idiota, nomad, eh? No, è anche il fucile che non fa... Non riesce a fare la sua parte. Pare proprio che abbiate fatto. Ce l'abbiamo fatta. Persino il sueño ha sentito dei vostri attacchi e ora vuole vendicarsi. Elia, io sta cercando di colpire il suo nipote, ma si trova tra gli scudi nel martello. Il sogno esige una spiegazione da El Emissario, mentre Iaio sta cercando di trovare una soluzione per tenere in vita il nipote. Ci serve a qualcosa? El Iaio è stato al telefono con El Emissario per buona parte della giornata, quindi siamo riusciti a triangolare la sua posizione. È la nostra occasione. El Emissario si trova in una brutta situazione. Se lo catturiamo adesso ci dirà tutto. Dacci le coordinate, ci pensiamo noi. Un attimo. Trova El Emissario, però vabbè. No, cosa sto facendo? Scusate. Ah no, già fa... Non so perché l'ho aperto, allora. Ovviamente, di nuovo dall'altra parte della mappa. Anzi, sapete cosa? Andiamo a prendere questo accessorio che è vicino. Poi dopo mi attrezzo per andare a fare quella missione lì. I nemici sono a terra. Torno. No, canzoncina troll, ci stava. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo El Emissario? Sappiamo che è arrivato dov'è grazie a suo nonno. Non è esattamente un pilastro del cartello. Hai un'idea migliore? Sì, lasciamo il bastardo al suo destino. Perché dobbiamo rischiare così tanto a Okoro? El Emissario è solo un pedone. Bowman punta a El Iaio.
Se l'emissario sparisce, il sogno dovrà dare la colpa a qualcun altro per quello che è successo. È vero. Prenderà con il ghiaio, il che ci dà un'opportunità di catturarlo. Merda, quando Bowman vuole qualcuno non va per il sottile. Ci puoi scommettere. È come una grossa partita a scacchi. Sono il ghiaio. Ah, beh, parli del diavolo. Allora, questo posto me... Quel tipo, ragazzi, non supera la notte con tutte le maledizioni che gli sto lanciando. Idiota. Vabbè. Qui mi ricordo che c'era anche la missione secondaria. Che dovevamo intimidire un cretino perché così, non lo so. Oddio, se ce la facciamo possiamo anche provarci, eh? VIP avvistato. Mi sembra un caso sicario. Dobbiamo parlare delle sue scelte professionali. Se ci fosse qualcun altro, non lo vedo, vabbè. Eccellente. Congratulazioni per aver difeso l'ospedale dagli uomini di El Emissario. Prego. Mi ferisce un po' nell'orgoglio ammettere che senza di voi non ce l'avremmo fatta. Non ti preoccupare, Katari, segniamo tutto sul conto. C'è un'altra cosa. Prima che gli uomini di El Emissario attaccassero l'ospedale, uno dei miei ha caricato dei vaccini su un camion per portarli al sicuro. Purtroppo è stato fermato a un posto di blocco dell'Unidad, dove hanno confiscato il camion. Quei vaccini sono vitali. Il camion è alla base dell'Unidad, adesso. So che vi chiedo molto, ma francamente non c'è nessun altro in grado di farlo. Capito, faremo il possibile. Va bene, direi di fare prima questo. Colpo gli sarà passato un soffio dalla testa. Sa che è nei guai. Il tenente se la dà a gambe. Il tenente viene qui. Silenzio, marce. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Scusatemi. Facciamo prima questa, sì. Dov'è che è? Dov'è che è? Dov'è l'idiota? Ok. Facciamo anche sta missione qui, quindi perfetto. C'è il purgatorio, l'inferno e poi io. Pensavo di darti fuoco e spargere sale sulle tue ceneri. Por favor, Mire, non sono cattivo, por favor. Ti risparmierò, non per bontà o compassione, ma perché tu dica ai tuoi amici che l'apocalisse sta arrivando e che devono pregare. Avrà recepito il messaggio? Spero di sì. Allora, vediamo qua. Scommetto che si è pisciato. No, porca vacca. Lasciala parlare, idiota. Sotto. No, niente, devo lasciare il menu, sennò non parla questa cosa. L'Unidad ha confiscato un camion di medicina ai ribelli. Dovete recuperarlo e farlo arrivare agli uomini di Katari. Faranno buon uso delle medicine. La sua gente gli riderà dietro per sempre. E pensa a quello che faranno i ribelli. Ok, rubiamo il furgone con le scorte. Poi... non so. Non credo di riuscire a fare anche l'altra cosa. Posso provare volendo, ma non credo. Mi viene un video da 50 minuti minimo. Anzi, sapete cosa? La cosa più saggia sarebbe chiudere qui e farlo in un prossimo. Però, dato che ho ancora voglia di registrare, facciamo anche sta roba qui. O se poi dopo la fallisco, basta che la fallisca una volta e chiudo il video perché non ho troppo tempo. Ma casomai andasse bene e l'emissario lo prendiamo nella prossima parte. Meglio volare a largo da qui. Calma perché finisce male. Atterriamo qua dietro. Usiamolo che è silenziato tanto. Mi ricorda troppo l'M4 di Modern Warfare con quel mirino lì. C'è
Cecchino, in cima alla torre. Che sia solo uno lassù? Sì. Vediamo un po' quanti sono là a sorvegliare. Vedo il pacco, recuperiamolo. Ho un altro bersaglio. Mortaio di merda. Mortaio di... sì. Cecchino su quella torre. Aspettate, aspettate, aspettate. Okay, con quello sono 5. Allora, mi sembra proprio strano che non ci sia un bel po' di gente qua. Ok, allora, uno c'è. Saranno qui dentro altri. Ospedale. Merda, sentono il drone. L'ho ritirato giusto in tempo, allora. Pensavo di aver mirato troppo in basso, mi sono cagato. Dobbiamo portare questi vaccini alla gente di Qatari al più presto. Entriamo nell'avamposto, troviamo il camion e andiamocene. Ricevuto. Piuttosto, dovremmo portarglielo intero. Quindi liberiamo anche un pochino il posto, che sennò ci beccano subito. Visti due soldati dell'unità, okay, vicino al camion. Aspettate. Preso. Un tiro del genere non lo facevo col mitra. Direi di metterlo a colpo singolo, che è meglio. Ok. Ricordiamoci anche del colpo sincronizzato, che può aiutare enormemente. Dai, buono. Devo salire. Devo salire su il prima possibile, perché sennò vedono il tipo. Devo uccidere chiunque si avvicini a quel mongolo. Cioè, dovrei ucciderlo, però se Omar, se Omar, sì, ciao, se Nomad non sale, Omar. Sbagliato nome. Così. No, il... Ok, siamo riusciti a salire. Allora, abbiamo un tizio qui. Occhi sul bersaglio. Ecco, prima di sparargli. Prima di sparargli. Non c'è altra gente qua. Sì, c'è un bersaglio con mitra. È un idiota lì. E un idiota qui. Ne ho un altro, sono 5. Che è perfetto, perché così mando uno là. Uno qui. E quello è mio. Dai. Non è difficilissimo. Trovatelo. Bersaglio acquisito. Ho perso il mio bersaglio. Oh, stupido. Appena ce l'hanno entrambi, sparo. No, fate, sapete cosa? È a terra. Okay. Prima che qualcuno si accorga di qualsiasi cosa, falciamo anche loro. Allora, direi che, dato che non c'è nessuno, noi prendiamo il pacco e ce ne andiamo. No, non ce la faccio a fare anche l'emissario. Qatari, qui Nomad. Abbiamo il pacco che avete chiesto. Lo stiamo consegnando. Devo passare da sotto. Guidate piano. Le fiale che contengono il vaccino sono molto fragili. Basta una curva azzardata e...
Ecco appunto. Ho capito, faremo attenzione. Passo e chiudo. Ormai ci sparano, basta una curva azzardata. Ecco. Vabbè, finché mi dice 100%. Se cade, se il coso qua cadesse da un pendio saremmo morti. Quindi non devo guidare come al solito. Calma, calma. È stato giorno per 3 secondi. No. Madonna, io dico guidiamo piano, poi vado su 2 ruote. Sto parlando, lo so, ma è perché sono concentrato a guidare sulle frenate, eccetera, eccetera. La guida in pista mi ha insegnato tutte le manovre che sto facendo. Scusi. Sapevo che almeno uno dei due lo beccavo. Ah beh, perfetto, dobbiamo consegnare. Non vedo niente, sono troppi lampioni. Perfetto, dobbiamo consegnare un camion in una zona piena di Santa Blanca. Si levi lei. Sono passato sopra e non è morta. Arrivederci. Ok, ci siamo. Katari, qui Nomad. Il pacco è stato consegnato, è tutto tuo. Grazie infinite. Ti sono debitore. Quei vaccini salveranno molte vite. Se tipo gli sparassi. Che cazzo, era uno di pack? Ok. Non si scandalizzano come qua. A parte il fatto che è epilettico. Cioè, guardate come... com'è caduto. Epilettico. Madonna, era un contorsionista. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima prossima parte. Non ci sono munizioni, vabbè. Quante volte ho detto vabbè? Che carini i proiettili. Noi ci vediamo alla prossima parte, arrivederci e fidatevi, quando prenderemo l'emissario non andremo per il sottile. Ciao!